che commentava la pubblicazione dell'istruzione La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, pubblicazione avvenuta proprio ieri. Dunque, parrocchie che devono trasformarsi per evangelizzare. Parliamo di questo testo e del suo significato con un ospite che ci ha raggiunto al telefono, che ringrazio molto, Don Pino Lorizio, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense. Ben ritrovato, Don Pino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a lei. Dunque, è un testo che, come spiegato anche all'interno, non contiene novità legislative, ma in qualche modo vuole ricordare come certi cambiamenti, certi rimodellamenti della struttura delle parrocchie e delle diocesi a cui stiamo assistendo per motivi storici, devono però muoversi in una prospettiva unica che tenga presente le varie esigenze della Chiesa universale. Ecco, lei come spiegherebbe la necessità di questo testo? Sì, io penso innanzitutto che tutti abbiamo bisogno di conversione, che la conversione non è soltanto qualcosa di personale e di individuale, ma riguarda la comunità. In questo caso si tratta della comunità parrocchiale, la quale, secondo le indicazioni che provengono da questo testo, deve poggiare sostanzialmente, direi, su tre parole chiave. La prima è la missione evangelizzatrice. La parrocchia deve essere missionaria e deve essere missionaria nel senso che deve essere dinamica e deve vivere quel protagonismo della parola di Dio che al numero 21 il documento richiama, grazie anche alla lezione degli Atti degli Apostoli. La parola di Dio al centro della comunità parrocchiale significa innanzitutto la cura della parola nella sua espressione biblica, ma Dio ci parla non solo attraverso le scritture, ma anche attraverso i nostri incontri, attraverso la nostra storia, attraverso i segni dei tempi. E da questo punto di vista, dunque, la Chiesa nasce dove si comunica la fede, e la fede si comunica tramite la parola che deve essere non solo letta, perché non siamo una religione del libro, ma soprattutto ascoltata e interpretata. Da questo punto di vista, agganciandoci a questa missione evangelizzatrice, mi sembra di dover rivolgere una sorta di appello, no? Durante tutto questo periodo drammatico che noi italiani, insomma, abbiamo un po' alle spalle, ma nel mondo si sta ancora vivendo, abbiamo sperimentato forme di evangelizzazione innovative attraverso i media e i nuovi mezzi di comunicazione. Ora sarebbe importante che le conferenze episcopali e le diocesi dessero indicazioni su come continuare e come non perdere questa tecnica che abbiamo messo in maniera un po' disordinata, un po' ognuno si è arrangiato durante questo periodo, abbiamo visto anche qualche cosa strana, però ecco, abbiamo acquisito delle competenze. Abbiamo imparato a usare anche altri mezzi, ora ci aspettiamo che questo non vada perduto e non si ritorni semplicemente a tutto come era prima. La seconda parola chiave, che mi sembra fondamentale, da questo punto di vista, è la parola partecipazione. I mass media nel riferire di questo documento si sono molto concentrati sul fatto che i fedeli laici potranno naturalmente su mandato del vescovo e con l'attenzione del parroco, celebrare, presiedere la celebrazione di alcuni riti e sacramenti, il battesimo prima di tutto. Ma qui non c'è nulla di nuovo, Ecco, questo volevo sempre detto. sottolineare, non ci sono novità legislative in realtà. No, né legislative né dottrinali, cioè da sempre si è detto che il battesimo, soprattutto in pericolo di morte in particolare, può essere somministrato e amministrato dai fedeli laici, ma persino anche dai non credenti, purché vogliano fare ciò che fa la Chiesa. Quando c'era una grande mortalità infantile, quando i bambini sono stati battezzati dalle ostetriche? Proprio perché la Chiesa deve offrire la salvezza, la grazia a tutti. E quindi non può rinchiudere la grazia in una sorta di gabbia, diciamo, amministrativa. Il battesimo quindi innanzitutto, poi
la celebrazione del matrimonio. La celebrazione del matrimonio, i ministri sono gli sposi nel rito latino, quindi in ultima analisi il prete, a parte diciamo, la celebrazione dell'Eucaristia che gli compete, ma il prete nella celebrazione del matrimonio è uno fra i testimoni, un importante testimone, e questo ruolo può essere anche sempre su mandato del vescovo, è d'accordo col parroco, svolto da un fedele laico, una fedele laica, una persona magari consacrata oppure un diacono. E le esequie non sono un sacramento, è la messa il sacramento, ma le esequie senza la messa, in caso di necessità, potranno anche essere esercitate dai fedeli laici. E questo non solo perché mancano i preti, ma anche può essere uno stimolo proprio al sentirsi partecipi e protagonisti da parte dei battezzati, di coloro che appartengono alla comunità, alla vita stessa della Chiesa, anche nel suo culto, nei suoi riti, nei suoi sacramenti. La terza parola su cui anche hanno insistito molto i mass media è la parola gratuità, cioè se i sacramenti hanno a che fare con la grazia di Dio che ci raggiunge attraverso i segni sacramentali, allora non possono non essere gratuiti. Ecco, questo è un tema su cui Papa Francesco nel suo magistero ha insistito più volte, no? Anche ricordando che a volte ci sono sacerdoti in alcuni luoghi, in alcune occasioni, che chiedono proprio delle tariffe per i sacramenti. Sì, i famosi tariffari per le intenzioni delle celebrazioni eucaristiche e per gli altri sacramenti. E questo naturalmente deve essere assolutamente superato, proprio perché ecco, nel momento in cui ci si pone nel mondo, nella città, nei luoghi in cui le parrocchie sono situate, con questo spirito di gratuità, si finisce con ricevere di più. Io nella mia piccola esperienza ho avuto modo di toccare con mano il fatto che quando non chiedi niente la gente ti dà di più, quando metti la tariffa ti dà la tariffa e finisce là, insomma, come se avesse comprato il sacramento, come se avesse acquistato la grazia. In questo senso no, non bisogna diventare, e su questo sia il documento, ma il Papa soprattutto insistono molto, noi non possiamo diventare né i funzionari né gli imprenditori della grazia, ma dobbiamo essere ministri. Ecco, un ultimo tema, Don Pino. Il documento della Congregazione per il Clero dice a chiare lettere che la comunità intera è il soggetto responsabile della missione, dal momento che la Chiesa non si identifica con la sola gerarchia, ma si costituisce come popolo di Dio. E quindi, come si diceva, nella Chiesa c'è posto per tutti e tutti possono trovare il loro posto. In questo senso, anche dal documento emerge che, seppur avendo una vocazione diversa, seppur essendoci dei limiti, presbiteri, religiosi, diaconi, ma anche laici hanno un ruolo importante nelle parrocchie. Addirittura ci sono dei casi molto estremi, lo abbiamo visto, in cui la cura pastorale di una parrocchia può essere affidata a un diacono, a un consacrato, a un laico o a un insieme di persone, anche se restano appunto scelte estreme di emergenza, diciamo così. Sì, certo, se è l'Eucaristia che fa la Chiesa, ovviamente la figura del presbitero è fondamentale, perché senza il presbitero non ci può essere la celebrazione eucaristica. Tuttavia ci può essere la celebrazione della parola, tuttavia ci possono essere appunto questi momenti di benedizione o sacramentali che abbiamo detto prima, e questo però diventa anche una responsabilità, cioè non si tratta di avere uno spirito democratico come si intenderebbe, diciamo, in senso laico e mondano. Si tratta di avere uno spirito e una mentalità di compartecipazione, quella compartecipazione che viene richiesta anche dal Concilio in avanti, per esempio agli organismi parrocchiali, no? Il Consiglio per gli Affari Economici, il Consiglio Pastorale, che devono affiancare il parroco non in maniera semplicemente passiva, ma diventando propositivi. Sì, va trovato un equilibrio in questo, no? Il documento cerca di trovarlo. Infine, l'ultimo aspetto che Cardinal Stella ha specificato ai nostri microfoni, questa esigenza di una parrocchia in uscita, per dirla, no? Con una frase cara a Papa Francesco, una parrocchia che vada, non si chiuda per preservare
la propria realtà, ma vada alla ricerca anche dei lontani. Questo richiede anche un nuovo concetto. Riflettevo, Don Pino, che noi usiamo anche la frase in italiano, no, per dire la propria parrocchia, quando uno vuole fare le cose pro domo suo, insomma. Invece la parrocchia dovrebbe essere una struttura aperta, non che protegge solo se stessa. Indubbiamente, io da questo punto di vista ricordo sempre l'episodio che Don Lorenzo Milani riporta nelle esperienze pastorali, no? Quando fanno la processione, lui è il curato accanto al parroco che porta il Santissimo, il parroco vedendo le persone che invece di seguire la processione sono magari davanti al bar, lungo la strada a chiacchierare, dice: Signore, perdonali perché non stanno con noi. E invece Don Lorenzo prega dicendo: Signore, perdonaci perché non stiamo con loro. Bella questa. Grazie davvero a Don Pino Lorizzo anche per Grazie questo a voi. aneddoto. Con lui abbiamo commentato questa nuova istruzione della Congregazione per il Clero. Buon lavoro, buona estate, Don Pino Anche a Lorizzo. voi, grazie.